Il mito, una parola che noi oggi usiamo in modo abbastanza improprio per definire quella persona, quell'influencer, quel cantante, quel personaggio pubblico che, siccome ha un grande successo, allora molti lo considerano un mito. Ah, lui, lei è un mito. Ma in realtà il mito è qualcosa di molto diverso da questo. Nel mondo antico il mito, oltre ad essere un racconto estremamente affascinante, tanto che anche noi veniamo affascinati dai racconti degli antichi miti, soprattutto di quelli più vicini alla nostra cultura, i miti dell'antica Grecia, il mito aveva un compito estremamente importante. Anzi, almeno tre. Formare l'uomo onesto, integro, probo, ai valori di giustizia, di coraggio, di timore degli dèi. Perché? Perché in una società come quella della polis greca, l'uomo doveva essere un uomo integro per sé, per la propria famiglia, per la propria società, per i propri concittadini, per la comunità della polis intera. E quindi i valori comuni erano di una preziosità enorme perché il tessuto sociale funzionasse bene. Ma poi il mito aveva anche il compito di trasmettere, insegnare, inculcare questi valori nei bambini, nei giovani e nei giovanissimi. Ecco perché, oltre ai grandi miti tradizionali, c'erano anche degli autori che scrivevano loro stessi dei miti, cioè dei racconti che avevano appunto il compito di insegnare il ragionamento, insegnare il valore delle cose, insegnare la saggezza, insegnare la prudenza. Basti pensare, tanto per dirne uno, al piccolo e grazioso mito della cicala e della formica, una novella, un racconto dell'autore Esopo, ma che Esopo stesso indica come mito, tanto che alla fine della novella, quando dà la morale, introduce la morale dicendo: il mito insegna che. Ma il mito aveva un altro compito, che era quello di permettere agli uomini di avere a che fare con la vita invisibile, la vita spirituale, la vita soprannaturale, quella vita dove soltanto gli dèi, i semidei e gli eroi divinizzati potevano avere accesso. Ecco, era come dire un poter spiare dal foro della serratura tutti quei fatti che ci incuriosiscono e ci fanno temere. Il mito serviva anche per dare delle spiegazioni profonde, poetiche, introspettive per l'origine di alcune cose, per l'origine delle costellazioni, per le origini del nome di alcuni luoghi o di alcune tradizioni. In questo caso il mito si chiama eziologico, cioè che descrive l'aition, la causa prima, l'origine, il motivo di una determinata cosa, di un determinato aspetto, di una determinata storia. Tra i tanti miti affascinanti che potremmo prendere in considerazione, sicuramente per chi è amante della musica non c'è nulla di meglio del mito di Orfeo ed Euridice. Il mito è molto famoso. Orfeo è figlio del dio Apollo e della musa Calliope, per l'appunto la musa della poesia, la musica della composizione, mentre Apollo è il dio della musica razionale. Infatti lo strumento che raffigura Apollo e la sua idea di musica è la lira, quello strumento il cui suono, la cui scala musicale è dato dal calcolo pitagorico matematico della lunghezza delle corde. Quindi la musica che passa per la ragione, la musica che non è perdita di cognizione e di contatto con tutto il mondo, che ci circonda come se si fosse ubriachi, quella sarebbe la musica sacra al dio Dioniso, al dio del vino, al dio il cui strumento principale per l'appunto è il flauto. La musica del flauto era considerata appunto la musica dell'irrazionalità, dell'ebbrezza, dove l'uomo perde ogni freno su di sé. Orfeo, proprio dal padre Apollo, riceve in dono una lira. E il dono e il talento di saper cantare come la madre e saper fare musica eccezionale come il padre. Un musicista coi fiocchi, tanto che i venti si placano,
le fronde degli alberi si piegano verso di lui, gli animali si fermano, anche i più feroci si ammanziscono quando Orfeo suona e canta. Orfeo si innamora di una stupenda fanciulla, Euridice, e il giorno delle nozze Euridice viene morsa da un serpente velenoso. In varie varianti di questo mito si legge che, secondo un'antica tradizione tipica del pensiero diciamo greco orientale, chi veniva morso da un serpente velenoso immediatamente veniva trasferito nell'Ade, anche con il corpo. Quindi Orfeo, che si voleva sposare, che voleva vivere una vita felice con la sua amata Euridice, non può farlo. Da quel giorno la sua musica, anziché essere emanazione di dolce bellezza, di dolce allegria, di luminosità, diventa colma di tristezza e di malinconia ed esprime tutti i sentimenti del suo cuore tormentato. Allora a quel punto il padre degli dei ha compassione di lui. Zeus gli dice: io non posso fare niente per poterti restituire tua moglie Euridice, perché non spetta a me il governo sui morti, ma a mio fratello Ade. Ti do in aiuto Hermes, il messaggero degli dèi, che ti accompagni nell'Ade fino al cospetto di mio fratello, il dio dei morti. A lui chiederai la grazia che ti venga restituita Euridice. E Orfeo lo fa. Orfeo giunge nell'Ade, ammanzisce tutti gli spiriti infernali, tutti i mostri dell'Ade greco, tanto che addirittura nel Tartaro, cioè nell'inferno, così come creduto dai greci e anche dai romani, si fermano perfino le pene eterne, perché sta passando Orfeo che con il suo canto, tanto triste quanto dolce, ammanzisce e placa ogni cosa. Anche Ade si commuove. Il dio dei morti si lascia muovere a commozione e concede ad Orfeo di riprendere con sé sua moglie, ma a una condizione. Ade apre un percorso che ricondurrà Orfeo fino al regno dei vivi, ma durante questo percorso lui non dovrà voltarsi mai. Qualora si voltasse e non riuscisse a resistere al desiderio di rivedere anzitempo sua moglie Euridice, questa le verrebbe tolta, e stavolta per sempre. Orfeo, con il cuore in gola per l'emozione e per la preoccupazione, percorre questo tragitto che Ade gli ha spianato e sente dietro di sé il rumore dei passi. Sente che c'è qualcuno che lo segue, è fiducioso che sia Euridice. Arrivato sulla soglia del regno dei vivi, quando ormai i raggi del sole lo illuminano, non riesce più a resistere. Si volta e vede Euridice. Euridice, che colma di spavento e di orrore, gli tende immediatamente una mano, ma Orfeo non riesce neanche ad afferrarla. Euridice viene afferrata dalle tenebre e riportata nell'Ade, stavolta per sempre. Orfeo a questo punto è colmo di tristezza. Così colmo di tristezza che non canterà mai più un canto lieto, ma soltanto melodie di profonda, intensa malinconia. Tante giovani, tante persone gli chiedono di cantare qualcosa che possa indicare la gioia. Lui si rifiuta. Passano da lì, dove si trovava Orfeo, le baccanti, le giovani che prestano il culto al dio dell'ebbrezza, al dio Dioniso, al dio della musica irrazionale, e chiedono ad Orfeo di cantare per loro. Con molta insistenza lo chiedono, più volte, continuativamente. Orfeo si rifiuta. A quel punto le baccanti si infuriano tremendamente e, colmate del furore del dio Dioniso, fanno a pezzi, squartano il povero Orfeo e gettano i resti del suo corpo, la sua testa e la sua lira nel fiume che scorreva lì accanto. Il mito dice che la lira di Orfeo viene presa da Zeus e posta in cielo a formare la costellazione della Lira,
E qui vediamo lo scopo eziologico di questo mito, spiegare perché ha avuto origine la costellazione della Lira. Ma l'aspetto più bello, più intenso è questo. La testa di Orfeo, mentre veniva trascinata via dalle acque, continua a cantare. Cosa vuole significare questo aspetto? Che la musica che nasce dall'unione della mente con il cuore, la musica che nasce dalla profondità dell'uomo, che non è il parto di un'emozione superficiale, ma il frutto di ardente, accurato, intenso lavoro. La musica sopravvive sempre e comunque. Il bello, la bellezza, autentica e colma di verità, sopravvive anche alla morte del suo creatore. È un aspetto molto bello questo, ed è un aspetto che soprattutto per coloro che sono appassionati di musica, che sono musicisti, che studiano musica, dovrebbe far riflettere su qualcosa di molto 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 importante. E anche a chi non fa musica riflettere su questo male non fa. Il bene di cui siamo capaci, il bello che può uscire dalle nostre mani, dalla nostra mente, dall'arte o dalle competenze che abbiamo, è qualcosa che se è mosso da vera bontà, davvero bene, davvero interesse di comunicare il bene, il bello, il buono, il vero, sopravvive anche a noi. Ciò che sopravvive dell'uomo, dice questo mito, è ciò che si porta nel cuore. Sopravvive perfino alla sua morte ed è in grado, come un'onda che ormai ha avuto origine, di irraggiarsi e raggiungere chiunque, a distanza di anni, di secoli, perfino di millenni.